una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Abbiamo quella di oggi, sì. E abbiamo detto la fotocopia in tutto e per tutto di Castellammare. Beh, molto simile perché fino al 2-0 te la sei giocata alla pari con la prima della classe, una squadra forte, addirittura mi hanno impressionato più oggi che non nella gara di andata. Ho fatto i complimenti a Fabio perché siamo stati 10 minuti fuori a parlare, proprio perché sono stati, ti danno proprio la sensazione della squadra forte che ti sa colpire al momento giusto, che sa difendere come preferisce per poi dopo poterti riattaccare. Fino ad allora, fino al 2-0, è stata una partita in equilibrio dove solamente gli episodi avevano determinato il risultato fino a quel momento lì. Dopo, quando con certi avversari ti allunghi, sbraghi e non hai neanche quel pizzico di fortuna in più, perché se poi andiamo a vedere comunque due sono stati due autoreti, è chiaro che ti diventa tutto molto molto più complicato. Se quanto è fluido prendere il gol dopo 10 minuti, secondo me per loro si è messa la partita, fermo restando che sono d'accordissimo con te, nel senso loro hanno dimostrato di avere una solidità, un'autostima, cioè hanno messo la partita come volevano. Però prima del gol la Viterbese era partita bene, e so che tu sarai arrabbiato tra virgolette perché studiando l'avversario sai che loro fanno male, no, in quelle situazioni lì, quindi ha condizionato un po', perché tatticamente poi si poteva cambiare poco, nel senso che qualche spazio inevitabilmente lo si doveva lasciare essendo sotto nel punteggio, no? Sì, ma dispiace perché era una situazione che sapevamo che la costruzione loro partiva con una giocata corta, con una giocata intermedia sul terzino, e sapevamo anche che cosa si doveva fare. Purtroppo in quel momento lì la convinzione di De Giorgi di prendere palla ha avuto il sopravvento, non l'ha presa, è stato più bravo Allievi ed è stato anche bravo nell'indirizzare la palla direttamente su Canotto. Sicuramente ha influito, certo, sicuramente. Non so se col risultato di parità i nostri avversari avrebbero avuto lo stesso atteggiamento, non lo so, però sono molto abili loro in questo. Non è un caso, numeri alla mano, si hanno ottenuto tutto quello che sono riusciti a fare. E non si sta parlando di poche partite, si sta parlando di tante partite. Quindi non lo so questo. A loro piace come atteggiamento in fase di non possesso stare un pochettino più raccolti, perché hanno delle armi sia nella qualità della ripartenza che nella gamba di alcuni giocatori, che in campo aperto hanno la capacità di mettere in grandissima difficoltà l'avversario, e sono state armi che poi li hanno portati a metterci comunque in difficoltà. Quello che non mi è piaciuto in fase di impostazione è stata l'eccessiva ricerca da parte dei due difensori centrali della palla su Saraniti. Non era una giocata che efficace contro questo tipo di avversario, e che noi
andiamo alla ricerca. No, non era quella. Può essere uno sfogo, può essere una giocata, una tantum, non deve essere la continuità. E siamo stati troppo frettolosi, quindi abbiamo commesso qualche errore di troppo nella zona da area di rigore a centrocampo, quindi sulla tre quarti, anche con giocatori di qualità. Ci sono stati tanti errori nel cambio gioco, nella verticalizzazione, anche da giocatori importanti, penso qualitativamente parlando, penso allo stesso Van de Put, qualche palla di troppo anche Baldassini, qualcuna comunque anche Pacilli, in quelle zone lì. Quando siamo arrivati negli ultimi metri, soprattutto sull'esterno, e ci siamo arrivati diverse volte, soprattutto a destra, più a destra che non a sinistra, abbiamo attaccato troppe poche volte il primo palo, e come presenza dentro l'area di rigore non era numericamente parlando così importante da poter mettere in difficoltà un avversario che era sempre ben posizionato. Ma quando siamo riusciti a tirar fuori, e parlo soprattutto Trust, sull'esterno per andare in chiusura, quando siamo riusciti a mettere palla dentro, dopo non siamo mai stati pericolosi, mai efficaci. E questo è un rammarico, è una lacuna che dobbiamo cercare di colmare, perché quando arrivi tante le volte a fondo campo devi anche avere la capacità di quantomeno impensierire il portiere avversario. Mister, partita corretta in campo anche dalla sua sportività sicuramente è stata, diciamo, importante quando lei ha fatto i meriti a fare presenza, però nei minuti iniziali della gara è successo quello che magari non vogliamo vedere, con alcuni dirigenti della US Open che sono stati allontanati. Lei era al lato suo, quindi magari ha potuto vedere qualcosa più. Guarda, lo scopro ora, cioè cosa sarebbe successo? No, ma in tribuna? Come Ciro Polito, Clemente Filippi hanno dovuto abbandonare il lato riservato loro per qualche tifoso, ovviamente non stiamo dicendo che Viterbo è importante. Ma guarda, non anche se è vicino, guarda, lo scopro adesso, cioè mi dispiace, perché comunque in passato, anche nella passata stagione, non ricordo situazioni del genere, almeno da quando c'ero io, non mi sembrava fosse successo niente di particolare, ripeto, nelle gare in cui ero presente, non me lo ricordo, insomma, quindi vedere, diciamo, i dirigenti che devono lasciare il loro posto. No, hai ragione, ma guarda, lo scopro ora da te, quindi non lo so, insomma, ecco, mi dispiace. No, ci tengo una cosa, guarda, io devo ringraziare i ragazzi della curva, perché quando perdi 4-0 in casa, ricevere gli applausi e comunque darci testimonianza che sono vicini a noi, sono con noi, credo che debba essere rimarcato dall'allenatore. Non capita spesso, ci siamo presi anche le nostre responsabilità davanti a loro quando era il momento, ma quando ti dimostrano dopo un 4-0 interno questa vicinanza, la loro vicinanza, credo che sia giusto rimarcarlo in sala stampa da parte mia. Visto, c'è poco tempo, per fortuna tra virgolette si rigioca subito, per fortuna o per sfortuna, io conoscendo un pochino qual è il tuo pensiero. Ma non è una fortuna. Però questo è sì, ecco, vabbè. questo è fatto da un avversario, no, che abbiamo visto qua 7 giorni, sarà ulteriormente rinforzato. Quindi non ci sarebbe nel miglior modo, ma è l'occasione per una reazione immediata, no? Sì, ma qui passa l'arrivare alla partita, che sia dopo 3 o dopo 4 giorni, passa attraverso la prima valutazione. Chi ci avrò sano, disponibile per mercoledì? Questa valutazione la vedremo solo domani, perché ce ne sono, quando esci da partite del genere, in tutte le partite c'è sempre o l'affaticamento o il trauma, o chi in questi frangenti magari c'ha 39 di febbre a casa, quindi diventa complicato non solo preparare la partita, che è complicatissimo, soprattutto in 3 giorni, domenica, mercoledì è drammatico. Diventa complicato riuscire a capire in fretta i giocatori che ci saranno a disposizione, e diventa ancora più complicato poi dopo far recuperare le energie psicofisiche di quei giocatori che sono stati utilizzati oggi. Quindi
È complesso il discorso. A ora non avrei la più pallida idea di chi potrei avere a disposizione, o di quei 5-6 che non sono usciti bene dalla gara, che potrebbero essere recuperabili o meno.